Soverato, Val Sabina, Millennium Brescia 3-2, i parziali 17-25, 25-23, 24-26, 25-17, 15-13. Abbiamo l'onore, dico l'onore, di avere con noi una tigre e una grande giocatrice, Alice Pamio, che ci ha messo il cuore, però a questo punto Soverato voleva questa vittoria. Ma allora, sapevamo che venire a giocare a Soverato non sarebbe stato facile, e è stata sicuramente una partita molto combattuta. E io penso che, dai, è stata combattuta fino alla fine, come dice il punteggio, quindi c'è un po' di rammarico probabilmente per alcuni set, diciamo, soprattutto quarto set e un po' il finale del tie break. Però Soverato è una buona squadra, hanno giocato super bene, quindi è stata una vittoria secondo me meritata da parte loro. Un po' di demerito, un po' tanti errori forse. Però dai, dobbiamo ripartire velocemente perché ci servono punti e continuiamo a lavorare. In telecronaca abbiamo detto che Soverato ha acquisito vantaggio quando Pamio ha abbassato il numero di giri. Siamo stati cattivi? Boh, non lo so, probabilmente sì, e loro sono stati bravi a prendere le misure sui nostri colpi, e quello che andava a terra prima poi abbiamo fatto fatica a realizzarlo. E boh, secondo me Soverato è stato un avversario oggi molto molto fastidioso da questo punto di vista, soprattutto perché hanno difeso tantissime palle, spesso magari ce le rimandavano di qua, erano molto molto combattive, anche noi lo siamo state, ma purtroppo oggi non è bastato. E sappiamo comunque che quando veniamo a giocare in campi come questo dobbiamo dare qualcosa di più forse per portare a casa la partita. Oggi loro l'hanno fatto e noi non siamo riusciti a portarlo in campo, diciamo che ripartiamo da martedì, ecco. Comunque complimenti al coach, alle giocatrici, alla società e ai tifosi. Grazie, grazie. Sì, abbiamo un pezzo di amici delle Leonesse che ci hanno seguito fino a qua, e già stamattina erano qui con noi dalla rifinitura, e questo appunto è un simbolo, no? Del fatto che questa squadra è molto seguita, e noi sentiamo questa cosa e vogliamo portare in campo l'amore che noi proviamo per la pallavolo e che i tifosi mettono quando ci sostengono con la voce, quindi oggi sono stati sicuramente un qualcosa in più per noi. Coach Beltrami, che oltre a ringraziare per la disponibilità apprezziamo anche per le mosse tattiche che nel finale ha cercato di fare. Noi abbiamo seguito tutto con Emanuele Catania, che ci ha spiegato i segreti di Beltrami. Dov'è che ha vinto il Soverato? Dov'è che ha perso il Brescia? Ma è da analizzare un pochettino la partita. È stata una bella battaglia comunque dopo il primo set, peccato perché secondo me manchiamo ancora di concretezza e di fiducia, stiamo cambiando tanto, abbiamo cambiato tante formazioni, abbiamo avuto un po' di problemi purtroppo, e però basta ripetere questa cosa qua, cioè è ora che diventiamo un po' più concreti. Secondo me abbiamo avuto più situazioni in pugno che ci siamo lasciati scappare. Soverato è stata brava a battere molto bene, qua lo fanno e mettono in difficoltà tutti, e bravi a rischiare, a provarci, hanno preso entusiasmo, cosa che noi, ammetto, manca tantissimo. Mi spiace per il quinto, abbiamo provato questo jolly con le due ragazzine molto giovani, bravissime, super coraggiose. Mirello e Tagliani. Sì, esatto. Però era un colpo di fortuna, sono giovanissime, stanno lavorando bene, e brave ad entrare, brave a provare a recuperare il tie break. Purtroppo la terza azione non ci è andata bene, se no passavamo in vantaggio, magari sarebbe cambiata l'inerzia, però situazione complicata. E dobbiamo accettare la situazione, lo ripeto da un mese ormai, e la sensazione è che non riusciamo ad accettarla. Quindi comunque un grande spot per la pallavolo. Brescia si distingue per società, organizzazione, coach, giocatrici e tifosi. Grazie mille, complimenti però a Soverato, ai tifosi, all'ambiente qua, perché è difficile giocare qua, molto bello. Ogni promessa è debito, l'avevamo detto a Federica Vittorio, che avrebbe parlato anche in occasione di vittoria, e che vittoria oggi! Che bello, sono veramente felice per tutta la squadra, per la società, per il pubblico, perché è stata una grande partita e non era facile. E è stata approcciata bene, abbiamo avuto qualche difficoltà, però poi siamo state brave a cambiare, a risalire e a portare a casa questo grande risultato. E la volley Soverato si è accesa come un albero di Natale, è festa e speriamo continui. Speriamo di sì, adesso festeggiamo giusto adesso e poi da settimana prossima si ricomincia a pensare alla prossima partita, che è difficile, però
Comunque avete conquistato il pubblico di Soverato perché ci mettete la grinta, la voglia, e quindi essendo Natale io mi ero conservato la settimana scorsa il cappellino da omaggiare per te e per tutta la squadra. Grazie, un, grazie simbolico. Grazie. Un augurio di buone feste ai tifosi. Certo, faccio un grandissimo augurio di buon Natale a tutti i tifosi. E giorno 26 avremo l'appuntamento qui in casa e venite a tifarci che ne abbiamo bisogno. Ed eccoci con coach Guidetti, ci avete creduto, ci avete provato, ci siete riusciti? Sì, sì, prestazione secondo me commovente di queste ragazze che si sono incollate alla maglia addosso, hanno giocato fin dall'inizio proprio con grandissimo impegno, tranquillità, serenità, hanno dato una grande prova, sono molto molto orgoglioso. E soprattutto è stata una partita a scacchi tra lei e coach Beltrami, tante mosse, anche se forse lei aveva meno pedine. Sì, c'è da dire che noi in settimana veniamo da una settimana molto corta, perché purtroppo, come sapete, abbiamo Jurza di meno. Purtroppo non abbiamo potuto praticamente mai allenarci con due palleggiatori, perché Orlandi ha un problema e quindi dobbiamo tenerla ferma precauzionalmente. Però devo dire che c'è stato un impegno durante la settimana talmente grande che ero tranquillo per questa partita, nonostante l'avversario fosse di alto livello. A volte si dice nulla è impossibile per chi sogna. Mi sa che coach Guidetti potremmo dire nulla è impossibile per chi lavora tanto. Guardi, io in tempi non sospetti l'ho scritto sul giornale la giornata di oggi. In questo campionato nulla è impossibile. E un'ultima cosa, Babbo Natale mi ha detto di offrirle un cappellino, non chiediamo che coach Guidetti lo metta, però è per fare gli auguri di Natale alla squadra e ai tifosi. Assolutamente sì, tantissimi auguri, soprattutto a questo tifo che oggi ci ha dato una mano enorme.